Quarta ondata. Le parole più temute non vengono mai esplicitamente dette. Nel punto stampa sull'epidemia a Palazzo Chigi oggi si è parlato di curva in crescita, regioni a rischio e allarme europeo. Nell'ultima settimana l'incidenza del virus è cresciuta. Dopo due mesi, al di sotto della soglia critica, l'RT ha superato l'1% e gli ospedali di Marche e Calabria già da qualche giorno sono osservati speciali. Sono oltre 6.700 i nuovi positivi di oggi e altre 51 le vittime. Ma l'Italia, rispetto a tutti i paesi del vecchio continente, è quella messa meglio, merito delle buone pratiche ancora in vigore e della campagna di vaccinazione, arrivata a coprire oltre l'83% della platea sopra i 12 anni. Spedite ad oltre 100.000 dosi al giorno, vanno avanti anche le terze dosi. Personalmente l'ho ricevuta senza il minimo problema e conferisce ulteriore protezione proprio perché stimola le cellule della memoria del sistema immunitario. Per il momento destinate solo agli over 60, la prossima settimana la comunità scientifica deciderà sull'allargamento della platea. Il generale all'emergenza Figliuolo si dice già pronto per farla a tutti. Le dosi ci sono, le regioni siano pronte alle inoculazioni. All'orizzonte c'è inoltre l'arrivo della pillola contro il Covid, già approvata nel Regno Unito. L'Agenzia Italiana del Farmaco si è mossa per acquistarla. Un altro strumento sul tavolo della lotta al virus che potrebbe aiutarci a trascorrere un Natale sereno.